Sushi! Uno spettacolo esilarante tra satira, battute, musica e canzoni. Andrea Baccan, in arte Pucci, il numero uno del cabaret, protagonista al Teatro di Sondrio, ospite di G-Smile, l'associazione culturale che dal suo debutto è riuscita a regalare sorrisi e serenità al pubblico dei suoi eventi. E ieri per due ore intense la risata è stata padrona del sociale, grazie allo showman e alla sua band. Giravo per Milano, sembravo Sandy Mato, facevo anche il figo. Un poltroni bizza, faccio un mondele. Mettiamo anche la testa fuori dai finestrini d'inverno, venivo a sciare qua in Valmarenco. La testa fuori, oh, you wanna see it in the fire, in the sky. Lo faccio adesso, mi viene la sinusite per 25 minuti. Ho dei peli del naso al mattino lunghi di questa dimensione. Crescono la notte, per togliermi devi comprare da Media Shopping quella macchina da 9,90, quella lì. Sondrio, città meravigliosa, c'è stata una ristrutturazione architettonica bellissima, sono molto contento dell'utenza e di tutta la gente che viene a vedermi in queste due date, l'ospitalità è grandiosa, l'organizzazione seria, professionale, cosa manca? Niente, manca solo che stasera veniate a ridere per quello che vi proporrò. L'associazione G-Smile ha l'obiettivo di far ridere la comunità, riportare un po' di serenità, ha scelto te. Di questo sono onorato. Senza dubbio è un momento in cui la gente ha bisogno di ridere. Il problema è che a me, chi mi fa ridere? Noi. Il comico più gettonato del momento, con il Pucci Show, di scena in un doppio appuntamento anche questa sera, ha raccontato la quotidianità, coinvolto il pubblico e i componenti della sua band in uno spettacolo dinamico caratterizzato da un'escalation di battute che ha catalizzato ininterrottamente l'attenzione del folto pubblico presente. Le aspettative sono state tutte soddisfatte e anche di più. Gli amici e tutti quelli che erano qua presenti sono rimasti soddisfatti, quindi quelli che questa sera vedranno a vedere il nostro Pucci Show, tenetevi veramente, come dice il nostro Daniele Orsini, portate i fazzoletti perché c'è da piangere dalle risate. Cosa ti senti di dire ai cinquantenni, sia donne sia uomini? Non mollate, ci sono un sacco di pasticche per tutti i motivi, sia come vitamine che come è. Quindi possiamo andare avanti ancora altri 50 anni.